E allora ben ritrovati, perché siamo ancora qui per il Tennis Champions Trophy. Si tratta della quarta partita, e cioè la seconda del gruppo B. Abbiamo già esaurito tutto il gruppo A, dove vediamo in testa la Roma con 3 punti anche per differenza reti, e poi il Benfica sempre con 3 punti, a 0 invece Paris Saint-Germain e Corinthians, mentre gruppo B abbiamo appena vissuto la vittoria netta per 3-0 dell'Ajax sul Krasnodar. Adesso in campo Atletico Madrid contro Manchester United, United che conosciamo perché l'anno scorso ha fatto molto bene. E allora vi dico già che io qualche giocatore me lo ricordo. Sì, leggevo, in effetti c'è Ashton Messing che ricordiamo. Esatto, che ha il numero 5. E non solo Ashton Messing, che è anche il capitano, almeno ieri era il capitano, oggi non lo è, ma mi ricordo anche il numero 6. Io ti dirò che è Ethan Wadley, te lo ricordi? Altissimo. Sì. E poi c'è anche questo giocatore dal cognome importante, attenzione, fortissimo, Atletico, che non abbiamo neanche presentato. Dateci un attimo tempo, cari giocatori dell'Atletico, non siate precipitosi. Colchoneros, che sono al debutto, l'unica squadra spagnola di questo torneo, dopo che il Malaga l'anno scorso ha fatto un'ottima figura e il testimone è stato raccolto dalla formazione della capitale spagnola, l'Atletico Madrid, che è seguito anche da una nutrita colonia di tifosi che immagino siano parenti e genitori, che fanno un tifo indiavolato in tribuna. Dicevamo di questo giocatore dello United con un cognome impegnativo, il suo cognome è niente meno che Giggs, il nome è Zachary, il figlio del grandissimo fuoriclasse gallese Ryan Giggs. Non deve essere facile, immaginiamo, per lui portare un cognome così pesante, però insomma è anche il bello dell'essere figli d'arte. Vediamo un po', insomma, lo scopriremo, lo vedremo anche in azione tra poco. E l'Atletico, che invece è una squadra che insomma arriva dalla Spagna, terra di grandissimi settori giovanili. Le nazionali spagnole dominano da tempo le manifestazioni under 21, under 19, c'è under anche 17. Un Ruben Bat che But nel United, tu dici parente anche lui? Ma non lo so, non lo so. Chiederemo. È nato nel 2007, nato a Manchester, potrebbe anche essere figlio di Nicky Butt, campione europeo nel 99 proprio con Ryan Giggs. Vedremo, è questo interessante, un'ottima annotazione. Giggs, che tra l'altro ha lo stesso numero del padre, numero 11. 11. E allora, beh, insomma, non teme confronti. Ancora Atletico che porta, attenzione, la palla entrata. L'Atletico in vantaggio, calcio da goal line. Non abbiamo la goal line technology, ma gol, mi sembrava che in effetti il portiere dello United fosse trascinato il pallone in porta. Rivediamo tutto, si tratta del gol numero 9. Pallone che è entrato. Sì, è entrato già prima che rimbalzasse per la seconda volta. Il gol di Morsillo. Ivan Morsillo Fernandez. C'è una deviazione però, decisiva, perché non è, in realtà c'è un autogol, perché rivedendo, se la regia ci ridà il replay un attimo, c'è abbastanza netta la deviazione, era un passaggio in realtà il tentativo del giocatore che hai nominato tu, e poi c'è stata una decisiva deviazione però giocatore di del Manchester United. Adesso vorrei rivederlo. Allora, aspettiamo di capire con calma chi attribuire questo gol, che comunque ha portato in vantaggio l'Atletico Madrid. Partito fortissimo, subito pericoloso dopo 15 secondi, adesso subito in vantaggio dopo 2 minuti, è il gol più rapido per ora di questa prima giornata di torneo. Atletico, squadra che dunque ha nel DNA evidentemente trasmesso da Diego Simeone l'aggressività, la garra, il cuore, lo spirito battagliero. Abbiamo visto una partita davvero molto molto aggressiva, agguerrita di tutti i ragazzi spagnoli in campo. Intanto è Viso Velasco col numero 6, lo vedete, capelli lunghi alla Caniggia, per intenderci. Ora vediamo se avremo la possibilità di rivedere un replay del gol, mentre l'Atletico che prova a manovrare con Morsillo Fernandez, il numero 9, alto, altissimo, lo vedete, in mezzo al campo. Atletico, ci sono anche 2 ragazzi che pur essendo nati a Madrid hanno nazionalità diversa da quella spagnola. C'è Oscar Jakub Bernal, polacco, attaccante, numero 11, e Dmitry Sverlov, russo, anche lui però nato a Madrid, difensore, con il numero 12, anche qui, appunto, come dicevamo prima, per la Roma. La multiculturalità, il valore aggiunto di questi ragazzi che non sono che cittadini del mondo invece che appartenenti a una nazionalità piuttosto che a un'altra, è un calcio del futuro, è proprio questo.
Ci prova il Manchester, un po' scioccato, e va detto, da questa partenza molto aggressiva della formazione spagnola, che insomma ha subito imposto il ritorno. Rivediamo forse l'azione, così hai ragione tu Gaia, un pallone messo al centro e poi c'è la deviazione decisiva di un giocatore inglese che di fatto fa sì che il primo gol sia un'autorete, dunque con un autogol sfortunato l'Atletico è passato in vantaggio dopo 3 minuti. E quindi deviazione autogol, lo definirei così, perché secondo me non è stato un tiro in posta, in porta, sì, 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 ma un tentativo di passaggio. E ora intanto è il numero 3. Attenzione, Vaquero, gol! Con il gol, il 2-0 al quinto minuto, pazzesco da parte dell'Atletico Madrid. Adesso cercheremo di capire anche da parte di chi. I numeri dell'Atletico non aiutano, ecco, non sono particolarmente leggibili. Mi sembra il numero 9, Morsio Fernandez, questo dovrebbe essere tutto suo, anzi. È tutto suo, non è il 9? Sembrava più basso del 9, però questo è lui, eh. I numeri non sono assolutamente leggibili, l'Atletico non ha delle maglie particolarmente d'aiuto per il lavoro dei telecronisti, in ogni caso. Ha segnato comunque Morsillo Fernandez, allora, quindi autogol e poi Morsillo Fernandez, questa volta come hai detto tu, è tutto suo. So, inizio shock, quinto minuto, 2-0, United che deve reagire con il numero 6, va alla conclusione il piccolo Whatley, piccolo per età, non certo per fisico, e la palla però è strozzata e finisce direttamente sul fondo. 2-0, Atletico che dunque si è subito messo in una corsia di grande favore, Atletico che davvero forte, una squadra tra quelle che abbiamo visto fin qui che ha davvero dato l'impatto maggiore, l'impatto migliore a questo torneo. Ancora Atletico, ancora a cercare Morsio Fernandez, messo giù, la palla che passa e poi l'intervento in difesa di Ashton Messen per evitare il 3-0 dell'Atletico, partito davvero spedita la formazione madrilena. Ancora Messen, il duello con il numero 14 Zamorano de Vega. Poi c'è il campo Morsio, c'è il viso Velasco che è il biondo con i capelli lunghi. Missen, non vediamo in campo Zachary Giggs, lo vedremo eventualmente più in là nel secondo tempo. Tanto adesso è il 10, Lacy, Shay Lacy che prova a manovrare, poi però il Manchester United non riesce a pungere in questo momento. Ecco il pallone dentro con la respinta però buona, Ashton Messen controlla lui. Adesso vorrei vedere in campo anche il piccolo Butt che in effetti si somiglia a Nicky Butt, scopriremo se ci sono parentele, biondino con i capelli corti proprio come Nicky Butt. Tanto che era la storica riserva di Roy Keane. Attenzione ancora l'Atletico. Ancora l'Atletico con il destro, questa volta c'è la parata in due tempi da parte di Forshaw, molto bravo in questa occasione, cerca il pallone lungo. Trattava poi di un fuorigioco, ma probabilmente il portiere non può rilanciare al di là della metà campo. Può essere un'idea, può darsi proprio per annullare le eventuali, sì. Ecco, per esempio, quel numero 6 che sembra Fellaini, cercato dai compagni, Whatley che in effetti si staglia su tutti i suoi avversari e compagni per almeno 20 centimetri. Atletico che palla a terra sembra davvero superiore, viso Velasco strepitoso, ancora l'Atletico che avanza benissimo e va ancora alla conclusione sul fondo. Che inizio, che 8 minuti dell'Atletico Madrid, spettacolare davvero la formazione spagnola, giocano a memoria e qui altra occasione per andare sul 3-0. Allora Ashton Messen che ha un buon controllo inseguito da Zamorano della Vega, in mezzo al campo però si muove bene Lacy, inseguito questa volta dal numero 2 Quintana Montero che vedete con tutti i capelli biondi e lunghi, e questo è il numero 5 invece, Iguac Diaz. Ancora United perde palla questa volta e allora la rimessa per l'Atletico che è già avanti 1-0, prima un autogol sul tentativo di assist da parte di Morsillo Fernandez, c'è stata poi una deviazione decisiva da parte di un giocatore dello United, poi vi diremo anche con precisione chi è
mentre il gol del 2-0 è tutto di Morsiglio Fernandez. Rimessa per lo United, ma anche qui il pressing dell'Atletico è micidiale, ancora Morsiglio Fernandez che poi va a posizionarsi ancora per ricevere il pallone, segnare il gol del 3-0, la doppietta. La doppietta, per la prima volta arriva la doppietta al decimo minuto, Morsiglio Fernandez, questo Atletico è strepitoso. E beh, segniamo, prendiamo nota, ripartenza veloce, al di là della, come dire, dell'efficacia di questa squadra, fa impressione per come abbiano già a memoria dei movimenti da calcio professionistico, questa ripartenza. Bellissimo anche l'assist di Arsa Boiero. Sì, davvero una, un'azione quasi da almeno da 15 anni questa, davvero Atletico impressionante nei primi 10 minuti. Annichilito lo United che ora prova con l'azione individuale di Ashton Missing, uno dei migliori, poi il pallone per Wetley, ancora Missing, questa volta copre bene in difesa Jones, William Jones, che riceve poi un brutto pallone. Allora attenzione perché ricomincia l'Atletico con il numero 2 Quintana Montero, anzi scusate, il numero 6 Viso Velasco, gestisce a sinistra per Paniagua Vaquero, è entrato anche il numero 10 Pereira Roman, ancora il 6 che dà ritmo al centrocampo dell'Atletico, Viso Velasco, ancora il numero 10 Pereira Roman. Viso Velasco prova a smistare sulla sinistra, ha capito tutto Ashton Missing, che però poi perde il possesso palla, c'è cioè rimessa laterale. Viso Velasco cerca Morsiglio Fernandez, attenzione perché è pericolosissimo anche da terra, prova a servire nuovamente i suoi, recupera palla proprio Viso Velasco, poi Wedley la ruba, cerca di arrivare con la sua falcata Wedley su questo pallone, alla fine si chiude benissimo però l'Atletico Madrid. C'è una deviazione. Wedley diciamo che fisicamente non ha rivali nel torneo. Sì, questo me. Sì, è vero. Più alto di certo. Me probabilmente. Sì. Certo, mi sembra un po' abbandonato un po' se stesso da uno United che fa una gran fatica per uscire dalle spire di questo Atletico che davvero più che correre corre bene, sì, e corre bene, sanno tutti cosa fare, una guardate anche i movimenti a memoria, davvero impressionanti. Bravo il numero 6 Viso Velasco, ecco tanto il tentativo col destro che finisce sul fuori, fuori con questo tentativo da parte di Quintana Montero, mentre un po' di cambi, entrerà con il numero 12 Sverlov, con il numero 7 Franco Ruiz. Sono pronti. L'hai citato prima Sverlov, che è russo. Vediamo nato se prenderà Madrid, ma se prenderà il posto di, se Franco Ruiz prenderà il posto di Morsiglio Rodriguez, sono entrambi attaccanti. Vediamo come si schiererà in campo la formazione allenata da Guijarro, Jesús Guijarro, Jesús Nova Guijarro. 5 gennaio 59, allenatore di quasi 50 anni, anzi di più di 50 anni, di quasi 60 anni che non li dimostra, devo dire. Esatto, devo dire complimenti alla sua. Lo sport fa rimanere giovani, cara Gaia. Certo, infatti noi lo commentiamo. tutt'altro che giovani. Non basta commentarlo. Ah, non basta, speravo. Attenzione, un pallone che intanto spiove, viene controllato dal portiere Ceballos Chang, Emilio Ceballos Chang, chissà che non tradisca origini orientali. Intanto è entrato infatti Franco Ruiz al posto di Morsiglio Fernandez, autore di due gol e il ha fatto scaturire il gol del vantaggio con una deviazione poi però decisiva da parte di un giocatore dello United. Poi avremo modo anche di andare nel dettaglio del replay, magari proprio nell'intervallo di questa partita. Siamo al 14esimo ed è 3-0 Atletico Madrid. Adesso lo United ha il dovere però di provare immediatamente ad accorciare le distanze. Il tempo c'è. Sì, mancano ancora 27 minuti più recupero, una partita che davvero però sembra essersi messa decisamente dalla parte dei colchoneros. Guadagna qui il United un calcio di punizione, anzi chiedo scusa, guadagna l'Atletico una
rimessa laterale, la palla era uscita e l'Atletico che sta davvero dominando questa prima frazione. Ancora guardate come Viso Velasco distribuisce la grande il gioco, l'Atletico pericoloso ancora in avanti, va a concludere, a segnare il 4-0, ancora un gol dell'Atletico, davvero mi sembrava spettacolare questa squadra. Franco Ruiz tra l'altro. Vediamo, aspettiamo il replay perché non riuscivamo a vedere qui il numero di maglia del ragazzo che ha battuto per la quarta volta il povero portiere Forshaw. Numero 2, Quintana Montero, Javier Quintana Montero, ancora un terzino a fare gol in questo torneo Venice Champions Trophy. Quintana Montero, attenzione perché ruba palla ancora Sverlov, va da solo, poi si appoggia proprio a Fernando Ruiz, la sterzata al limite dell'area di rigore, Ruiz cede a Viso Velasco, ancora d'esterno per il pallone di ritorno, Ruiz cerca un dribbling, Jones questa volta è molto attento e lo ferma. Viso Velasco ancora lui, prova a calciare dalla distanza. Adesso sembrerà un po' una banderuola Gaia, io cambio sempre favorita ogni ecco, partita. Ecco, non vale però. Però l'Atletico, ecco, anche per il rango dell'avversario, insomma, il Manchester United, insomma, è una squadra. Ormai che... hai detto Roma, per cui ti tieni la tua favorita. Cambierò almeno altre due volte, mancano ancora due partite, quindi assolutamente sono inaffidabile da questo punto di vista. Però insomma, ho visto anche il rango, almeno, come dire, sulla carta dell'avversario, l'Atletico sta davvero facendo un'impressione fortissima anche proprio per la sicurezza. Io invece che sono meno così definitiva rispetto a te, ti dico che scelgo solo gli idoli. E allora dopo Gonzalo Moreira, che nella scorsa stagione mi ha fatto letteralmente impazzire, quest'anno già in Viso Velasco sto adocchiando qualcuno che potrebbe così estromettere o quantomeno finire sul podio dei miei favoriti. Credo che Viso Velasco sia veramente un giocatore, sta facendo la differenza in questo Atletico Madrid. Poi voglio dire, adesso non suo malgrado, però è anche vistoso, si fa notare anche per il cappello look lungo, quindi insomma questo poi aiuterà adesso anche da grande a far parlare ancora Atletico, ancora a cercare, vedete, sempre le verticalizzazioni, sempre il passaggio filtrante, sempre l'azione in velocità sul movimento, non ricevono mai pallone sui piedi i giocatori dell'Atletico, ma vanno sempre a cercarselo con scatti evidentemente studiati, evidentemente provati e riprovati in allenamento. C'è un lavoro probabilmente enorme alle spalle di questa squadra che gioca davvero un calcio strepitoso. In questi primi 20 minuti stanno dando spettacolo come nessun'altra squadra fin qui. Peraltro vorrei chiederglielo a Viso Velasco perché, insomma, si voglia tenere i capelli, cioè un bambino che ha la possibilità di averli corti e comodi. Più che altro anche un po' vecchio stile come Luca, anni 90, questo cappello lungo sciolto, davvero, hai citato Caniggia, io citerei Redondo che li aveva scuri, ma era ugualmente in quel ruolo. Un altro giocatore che aveva giocato in Spagna e con la nazionale argentina, e ce ne sono tanti comunque, Balzaretti per tornare a tempi più recenti. Cambio, ne entra un altro che è quasi sosia con il numero 15, Madrogno Milan, Dario Madrogno Milan. Entra anche il numero 8 che è probabilmente Riquelme Gonzalez perché esce proprio Viso Velasco. Allora, meritato riposo per lui che... decisamente il migliore in campo insieme a Morsio Fernandez. Mancano 3 minuti all'intervallo, 4-0 Atletico, dimostrazione impressionante di forza dei colchoneros. Adesso il pallone è gestito dal Manchester United che però davvero non ha ancora creato nessun pericolo alla porta di Ceballos Chang, anche se Ceballos Chang potrebbe avere delle origini. Attenzione adesso al tentativo, ma chiuso bene da Madrogno Milan con il numero 15. Adesso Jones, palla dentro, ancora l'Atletico a chiudere e Franco Ruiz che questa volta non aggancia. Allora altra chance per il numero 2 Nehal, pallone centrale dove il numero 10 Lacy prova a impensierire la difesa dell'Atletico senza problemi. Ecco qui Ceballos Chang mentre riparte con il numero 15 Madrogno Milan. Ora Franco Ruiz servito, prova a involarsi Franco Ruiz con la punta del piede, gli tocca il pallone in maniera decisiva Mohamed Nehal. Eccolo qui il numero 11 Giggs, Zachary Giggs, che a differenza del padre è
destro e non mancino. Sto bravo a darsi la punizione, ma ha perso la palla, l'ha recuperata e si è preso una punizione in mezzo a due. Era una giocata di grande personalità e concentrazione questa, per quanto appunto secondaria su un fallo laterale, però insomma dimostrata comunque personalità, anche perché entrare sul 0-4 francamente non è facilissimo. Ancora lei, sì, uno dei più talentuosi dello United, con il numero 10 Lacy, perde però il pallone, ricomincia l'Atletico, attenzione perché in ripartenza è assolutamente pericolosissima la squadra di Madrid, che tra l'altro insomma quest'anno ha visto festeggiare i cugini, come si dice, sì, del, non solo quest'anno, vabbè, sì, del Real Madrid, e pensa un po' che la sera c'è stata questa iniziativa a Madrid nella sera della festa del Real Madrid al Bernabeu, quindi la sera del ritorno da Cardiff con la Champions League, la vittoria della Champions League contro la Juventus, la stessa sera al Calderon c'era il concerto di Guns N' Roses, quindi giusto la stessa sera, esattamente la domenica sera, quindi in concomitanza erano entrambi occupati i due stadi. Calderon, che come sapete verrà sostituito, verrà abbattuto insomma per un nuovo stadio più vicino, cioè più innovativo per quanto riguarda l'Atletico Madrid, e quindi la stessa sera c'era insomma il Calderon pieno di gente per il concerto di Guns N' Roses, e la stessa sera grande festa, davvero a livello pirotecnico invidiabile, una delle squadre più forti del mondo, non solo a livello calcistico ma anche a livello pubblicitario, di marketing, di tutto ciò che può riguardare le questioni di merchandising. Infatti è stata una festa pazzesca al Bernabeu. Questo una piccola curiosità. Intanto finisce il primo tempo senza storia finora, 4-0 per l'Atletico Madrid, tra poco. Sta per iniziare il secondo tempo, 4-0 Atletico Madrid, di rimandarci il primo gol, così per avere un'idea più precisa se assegnare, perché è importante, Giuseppe, per capire quello che può essere una tripletta o una doppietta di Morcillo Fernandez, per capire insomma se era un passaggio o un tiro in porta. Francamente è sembrata secondo me, però giusto rivedere. Andava lontano rispetto alla porta, deviazione nettissima del difensore, il quale però non ci sovviene, anche ora capelli lunghi, stavolta anche per il portiere dell'Atletico, c'è una moda che evidentemente è di spogliatoio, forse è qualcosa di più di una singola, di un singolo capriccio di un giocatore. Ancora, insomma, hai cambiato il portiere dell'Atletico, lo salutiamo, si chiama Nacho Utrero Labrador, un nome molto impegnativo anche per il portiere. Attenzione, l'azione velocissima di Franco Ruiz, che intanto arriva davanti al portiere e lo batte. 5-0, inizia da dove aveva finito l'Atletico con il al quinto primo gol. Minuto del secondo tempo. Primo nel secondo tempo, Franco Ruiz, Alberto Franco Ruiz, segna anche lui il gol della manita, manita che però potrebbe essere ulteriormente incrementata. Siamo appena all'inizio del secondo tempo, 5-0, punizione severissima per il Manchester, che davvero non ha mai vista la partita, in questa partita la palla. 5-0 e non è finita qui, ho l'impressione. Eh sì, male lo United, che invece male, sai come, diciamo che questi qui sono sono forti di un'altra categoria, secondo me. In ogni caso, 5-0, tanto di cappello, un Atletico rivelazione, protagonista assoluto della prima giornata. Insomma, mancano ancora due partite, c'è da aspettare il River, la Juve, c'è da aspettare anche il Chelsea, che è una squadra comunque di nome importante, il Lugano naturalmente, però sembra che abbiamo già una favorita. Sì, ma abbiamo delle favorite insieme a quello che abbiamo visto, Ajax, Benfica, anche Paris Saint Germain secondo me si farà valere. La memoria di un pesce rosso, per me l'ultima era sempre la favorita, okay. Non dimentico le infatti le solite previsioni, qui forse con un braccio in effetti il controllo da parte di Ashton Missing, anzi di numero 7, si tratta di Thwaites, Jim Thwaites, che peraltro vedo è nato nel dicembre 2007 addirittura, quindi quasi allora due anni sì, più vecchio dei suoi compagni avversari, deve essere evidentemente particolarmente dotato per essere già insieme ai 2006, vedremo. Ora attenzione alla corsa ancora di Quintana Montero, qui Franco Ruiz smista, si vuole liberare per il tiro in porta, non ci riesce, ancora Atletico Madrid con il numero 11, Yacoub Bernal.
Gaia, guarda anche la varietà in cui l'Atletico tocca il pallone, di punta, di mezzo esterno, di interno. È una squadra tecnicamente dei valori altissimi, al di là dell'affiatamento e della sintonia tra giocatori in campo, anche tecnicamente sono tutti super super dotati. Vediamo, avere una squadra eccellente fin qui, proprio come approccio la partita, come squadra, non come singoli. Ora Atwood Perry con il numero 14 cerca di ricevere questo pallone, c'è la copertura di testa e poi la presa alta da parte di Utrero Labrador. O Labrador, come hai detto tu, forse anche meglio. Labrador è sarà anche meglio una Labrador, razza di cane, francamente, sì. Peraltro nobilissima, però insomma sarà Labrador in quanto spagnolo. Con numero 8 in campo anche Adrián Riquelme González, che ha giocato uno scampolo di primo tempo. Come scappa a sinistra l'Atletico, impressionante. Qui mi sa che è calcio di rigore. No, l'arbitro ha fatto di no con la testa, però infatti è angolo. Però dici? Qualche dubbio ce l'ho, vediamo. Azione impetuosa, intanto questo è il gol, no, questo è il primo gol, non è chiaro. Secondo me c'è la deviazione da parte di Nehal. Numero 2, vediamo un po', sì, numero 2 del United, si trattava di Nehal, sì, abbiamo risolto il mistero. Lo vediamo poi da dietro la porta, si vede nettamente che è un passaggio e non un tiro. C'è anche un po' di disputa tra telecronisti nella italiani chiesa inglesi. Noi siamo convinti del fatto che sia in autorete, non ce ne voglia il povero Neale, con il quale naturalmente non abbiamo nulla, però per rigor di logica. Ancora Atletico, attenzione all'azione dei Colchoneros che vanno vicini ancora alla chiudere il primo set. Si salva lo United che fa una fatica tremenda. L'inquadratura che abbiamo visto nel replay da dietro la porta ci indica come Mursillo Fernandez sembrava volesse servire un compagno e non tirare in porta. È vero che da questa inquadratura forse si può avere un'idea diversa. Attenzione intanto a Franco Ruiz che viene fermato, poi al momento di calciare in porta vedremo. Ecco qui. Vedi, vedete, questo è un passaggio, è nettamente un passaggio, e quindi autogol di Nehal. Grazie alla regia per questo replay, e quindi non è tripletta di Mursillo Fernandez, ma è autogol di Nehal. Corretto. Calcio d'angolo per l'Atletico, palla in mezzo che sfiora pericolosamente l'incrocio, termina sul fondo. 5-0, lo scarto più netto nelle partite che si sono viste fin qui. Non c'è stato ancora neanche un pareggio, però insomma, qui davvero siamo a una... risultato molto netto, molto severo per uno United che però davvero non sta vivendo una bella giornata. Merito, ripeto, più che demerito del Manchester, per me è il merito di un Atletico strepitoso. Davvero. E attenzione, recupera in mezzo al campo il giovanissimo numero 7 Thwaites, ma non c'è gara davvero. Si è visto uno United davvero in grossissima difficoltà. Adesso prova con Nehal a smistare sulla destra dove c'è proprio Giggs, Zachary Giggs, che vede, serve bene il numero 14 Atwood Perry, che però non ha un buon controllo. Allora cambio per l'Atletico, entrerà ancora Pereira Roman, esce Franco Ruiz, autore del quinto gol, proprio dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo. Io con altro non ho con lui gli allenatori, i componenti della panchina dell'Atletico. Fra poco vediamo che sono spiegati anche i vessili bianconeri sugli spalti. Toccherà la Juventus contro il Lugano per la prima partita del gruppo C. Pallone, anche lì un figlio d'arte, Filippo Grosso, figlio di Fabio, ne parleremo più tardi. Pallone adesso giocato dalla Manchester, che prova con Giggs a creare qualche grattacapo, ma invano alla difesa dell'Atletico, e poi si affida attenzione al liscio. Ai. Stava per liberare in campo aperto il neo entrato Pereira Roman, poi però si salva con la punta del piede, mi sembra, Jones numero 4. Ora è Atwood Perry che serve ancora a Thwaites. Buono il gioco di gambe da parte di Thwaites, che poi in maniera lucida si affida al portiere For Show. Sembra interessante questo ragazzo, sì, che non ha ancora compiuto 10 anni, e credo che uno dei pochi di tutto il torneo che abbia meno un di poppante, 10 anni. Poppante in poche parole, è davvero piccolo.
non è neanche in doppia cifra, come, non come gol ma come anni, quindi per notevole come atletica. Vediamo, si vede che deve essere davvero un giocatore superiore, almeno per il 2007, insomma. Lo guardiamo con grande simpatia. Qui è proprio lui che prova ad andare in profondità, propone. Adesso attenzione anche a Butta, che però viene anticipato dall'intervento di Utrero Labrador. È rimessa per lo United, che quantomeno sta un po' mettendo la testa fuori dall'area di rigore. Wetley controlla un po' così, perde palla e alla fine l'Atletico gli scappa. Attenzione all'uno contro uno adesso da parte del numero 11, Jakub Bernal. Bravo bene. Qui Nehal a cioè, chiuderlo. Molto bravo. Poi Pereira Roman e ancora Nehal a fermarlo. Poi Twaits perde il pallone, ancora Roman che però viene fermato, in spaccata ancora da un ottimo Nehal che si era contraddistinto anche nella scorsa stagione, sta facendo molto bene nella difesa del Manchester, che però ha subito comunque 5 gol, di cui appunto un autogol dello stesso Nehal che però provava a fermare Mursillo Fernandes e ha toccato il pallone mettendo in difficoltà il proprio portiere. Qui retropassaggio di testa di Madronio Milan, molto attento anche Utrero Labrador. E là, attenzione al tentativo ancora da parte dell'Atletico, che qui non sfonda. E allora Atwood, come si era liberato il giocatore dell'Atletico, comunque tanta qualità anche nel primo controllo, nel dribbling, ancora guarda qui. Pallone interessante con possesso che rimane per il numero 11, Jakub Bernal. Tiene palla Quintana Montero per la rimessa laterale. Non si liberano però i giocatori dell'Atletico, lo fa adesso Jakub Bernal, mentre esce dal campo un applauditissimo numero 8, Riquelme Gonzalez. Probabilmente ci sono i genitori in tribuna, questa è un'idea. Lo so, magari c'è un osservatorio anche di squadra. Abbiamo sentito ieri che ci sono dal Bayern Monaco, no? Bayern Monaco, Barcellona. E quindi insomma ci sono delle squadre che sono venute a visionare i talenti in campo. Ne stanno vedendo tanti in questo match, soprattutto con la maglia. Se vogliono chiedere a me, tra l'altro, qualche consiglio, io saprei indicargli. Facendoti pagare, ovviamente. Viso Velasco, che secondo me... Peccato non rivederlo nel secondo tempo. Chiaramente il caldo e il fatto che c'è una partita anche nel pomeriggio consigliano agli allenatori di... Prudenza. Esatto, di centellinare, anche perché sono la prima di 6 partite nel giro di 4 giorni, quindi insomma... La stanchezza si farà sentire. Ancora Quintana Montero mette al centro e poi c'è il sesto gol dell'Atletico Madrid, che arriva con Pereira Roman all'undicesimo del secondo tempo, e adesso si chiude il primo set. Cioè, festeggiano i tifosi dell'Atletico, i genitori. Azione ancora di Quintana Montero, devastante a tratti sulla destra, palla al centro e con il numero 10 il primo gol di Samuel Pereira Roman. 16 giugno 2006, nato durante i mondiali di Germania che l'Italia aveva vinto. A proposito del gancio con Grosso, sai quando è nato Fabio Grosso? Potremmo controllare Fabio Grosso è nato proprio anche lui nel 2006. Però il giorno... E adesso te lo dico, guarda, visto che ti interessa. È nato il 7 settembre. Ah, 2 mesi dopo quasi. Sì, quindi no, luglio. Grosso era già incinto, diciamo, quando ha segnato quel rigore. Quindi ancora più lontano nella sua impresa, evidentemente. 6-0. Qualcuno è nato il 9 luglio 2006, perché insomma sono tutti del 2006. Vabbè, guarda, hai tutto il giorno per farti una bella ricerca. No, che la partita non è più in bilico. Nella quale ti lascio assolutamente da solo, sappio, perché dopo aver fatto la scribacchina per tutta la mattina, ora sono arrivata, direi. Punto di scoprire, in ogni caso 6-0, Atletico davvero devastante, Atletico impressionante, la squadra che ha fatto l'impressione migliore in questo primo giro di partita. Ancora tanto è entrato anche Kieran Morrison, la sterzata in area di rigore, proprio Morrison che va a fermare il tentativo da parte del terzino con una maglia numero 2, Quintana Montero. Terzino mi sembra anche riduttivo perché è sempre sì, in area di rigore. È un po' un Dani Alves, diciamo. Sì. Un giocatore che di fatto spende molto più tempo dall'altra parte, numero 2, davvero impressionante. Tanti bei terzini stiamo vedendo in queste partite, che interpretano il ruolo in maniera molto offensiva, e questo è anche un segnale anche di come cambia il calcio, di come cambiano anche gli insegnamenti che vengono dati ai ragazzi con il passare delle generazioni.
il pressing neanche troppo forzato da parte dello United, qui sul giro palla comodo da parte dell'Atletico Madrid con Utrero Labrador e poi il numero 5 Dias Iguac, ancora Labrador, vento nei capelli, vento di passione, insomma, per citare anche Brad Pitt aveva i capelli lunghi in quel film, voglio dire. Ce lo ricordiamo, almeno io me lo ricordo con grande così passione. Certo. Ancora Atletico che potrebbe sfruttare la murale alle stelle per infierire sul povero Manchester, davvero maltrattato in questa prima partita della sua vera Champions Trophy. Ancora il numero 11 che va a entrare in area, forse fallo, si continua a giocare, l'inserimento di Jakub Bernal, fermato la difesa dei Red Devils. Ora ha cercato Morrison un lancio in profondità con la chiusura però da parte del numero 15 Madrogno Millan. Sono in tre con i capelli lunghi, c'è il portiere, Viso Velasco, c'è Utrero Labrador il portiere, poi diciamo una mezza altezza per Madrogno Millan, che non sono così lunghi come quelli. E anche Franco Ruiz li aveva lunghi, ma non così lunghi, sì, però li aveva comunque più caschetto. Esatto, quindi insomma c'è una moda evidentemente, si può parlare evidentemente di una tendenza dell'estate 2017 nello spogliatoio dell'Atletico Madrid. Perché guarda anche Roman Pereira non è che abbia i capelli proprio corti. No, va bene. Insomma, prendiamo atto di questi trend setting che cambiano un po'. Aiuta anche a essere anche di giocatori di alto livello. In campo Arsa Boiero, il numero 4, rientra. Ha giocato la parte iniziale del match. Grandi sorrisi ovviamente sulla panchina dell'Atletico, ci mancherebbe altro. Esce Quintana Montero che ha segnato il quarto gol, esce col sorriso, arriva anche il settimo gol, lo segna il numero 11 Jakub Bernal. 7-0 è pesante, United davvero colpito. Tiro di Roman Pereira, parata del portiere dello United. Al volo, sì, un gol bellissimo, sì, gran coordinazione. A proposito di coordinazione, Jakub Bernal. Entra anche Shilesi, rientra in campo Lesi nello United, 7-0, davvero poco da dire, nulla da dire. Tra nato in polacco, Oscar Jakub Bernal, nato a Madrid, ma da genitori probabilmente polacchi, quantomeno. Esatto, il nome Oscar Jakub tradisce forse la madre, forse, perché Bernal è sicuramente spagnolo, quindi esatto. Bisogna vedere poi che nazionalità eventualmente sceglierà, attenzione perché qui si va per l'8-0, cappotto a quel punto. Difficile per lo United questa partita. Come si reagisce psicologicamente? Anche i bambini basta rigiocare, sai, i bambini dimenticano più in fretta rispetto agli adulti. Questo sì, avranno poi la seconda partita che vedrà lo United affrontare il Krasnodar alle 17.50. Sarà una bella partita. Difficilmente comunque vedremo 7-0 da una parte o dall'altra, quindi sarà una partita quantomeno più incerta. 7-0 comunque risultato più severo fin qui di questa prima parte di giornata. Comunque è impressionante l'Atletico Madrid, davvero. Sì. A livello di gioco, proprio di conoscenza tra di loro, dei compagni che stanno dimostrando, io la metterei proprio al pari del Benfica, che si vede che si conoscono. Tu metti il Benfica comunque davanti? Io sì. Io vedo comunque una squadra che si conosce bene, che gioca bene. Allora vedremo, ma non resta che aspettare qualche giorno. Sono squadre queste destinate a giocarsi il titolo, evidentemente le 4-5 che abbiamo detto prima, la Roma, il Benfica, forse anche il PSG, l'Ajax, l'Atletico, per ora abbiamo visto 8, queste 4-5 mi sembra siano le squadre più brillanti, favorite quantomeno per il successo. Ancora Atletico che non si ferma, la parata del portiere For show per evitare il gol numero 8. Davvero un lungo guardare il cronometro in questo momento. Infatti l'ho guardato anch'io, mancano 2 minuti e 45 secondi mentre stanno per entrare in campo Zamorano De Vega e con il numero 3 Paniagua Vaquero tra poco, quindi spazio anche per loro in questo 8-0. Morrison anticipato anche Lacy, alla fine arriva a mettere un po' di ordine l'ottimo Twaits, il giovanissimo Twaits, ora Willy. Anzi, Whitley, chiedo scusa, Ethan Whitley, mentre qui deve rincorrere il pallone Ashton Missin, con cui ieri abbiamo parlato proprio
in occasione della presentazione. Con Roman Pereira in area, VM2, poi va giù, si gioca, c'è nulla per l'arbitro, però recupera ancora la palla l'Atletico Madrid, da conclusione alta da parte del numero 15, Madrogno Milan. Atletico che non si ferma, Atletico che continua nelle sue accelerazioni. Ecco qui dunque l'ingresso in campo dei due che avevo citato, con l'uscita di Sverlov e il numero 11 Yacoub Bernal, che ha segnato poco fa. Ora Whiteley cerca in profondità il movimento del numero 9 Cole Sims, con l'uscita provvidenziale di Utrera Labrador, davvero molto bravo anche il secondo portiere, insomma comunque l'altro portiere dell'Atletico. Qui il tentativo da parte di Arsa Boiero, chiedo scusa, poi il sinistro, la parata di Forshow che evita l'8-0, poi però ancora il numero 10 Pereira Roman. Grande secondo tempo è di Pereira Roman, sì. Noi abbiamo esaltato sinistro a giro, abbiamo esaltato Viso Velasco, Morsio Fernandez, ma anche quelli del secondo tempo hanno fatto una partita notevolissima. Assolutamente, ancora Atletico che non si vuol fermare. Attenzione adesso al tentativo ancora da parte dell'Atletico, fermato qui da Lacy, poi Arsa Boiero. Morrison prova a dargli fastidio. Alla fine in qualche modo se la cava lo United. Qui guardate come si lotta con Boiero, che alla fine alla meglio il destro quasi di punta, quasi alla Ronaldinho in area di rigore per anticipare l'avversario, da parte di Pereira Roman, che finisce fuori di un soffio. E allora bella parata qui di Forshow. Finisce qui 7-0, doppietta di Morsio Fernandez, autogol di Nehal, Quintana Montero, Franco Ruiz, Pereira Roman e Yacoub Bernal.